Comincia il collega Celio. Buonasera a tutti. Scusa solo un secondo, una comunicazione, siccome mi è stato chiesto e ci avevamo già chiaramente pensato, tutte le presentazioni e i video registrati durante sia la giornata di oggi che la giornata di domani saranno messi a disposizione di tutti, quindi il materiale che avete visto, osservato e ascoltato sarà condiviso con tutti quanti. Buonasera, la gestione delle emergenze ambientali in ambito SNPA, esempi virtuosi di collaborazione. Allora, per quanto riguarda l'ARPA Friuli Venezia Giulia, parleremo principalmente degli sversamenti di idrocarburi in mare. Questo documento, che è stato redatto all'interno del sistema di risposta alle emergenze, non è stato ancora ufficializzato all'interno di ARPA Friuli Venezia Giulia, però è stato condiviso con le capitanerie di porto e quindi dovrà essere ufficializzato quanto prima, per in maniera tale che tutti gli operatori di ARPA Friuli Venezia Giulia operino bene o male nella stessa maniera in caso che le capitanerie di porto vengano a chiamare un nostro intervento nel caso del rilassamento di idrocarburi in mare. Ecco, questa prima slide è il Golfo di Trieste e qui vengono riportate le rotte delle navi all'interno del Golfo, e come vedete insomma sono le rotte annuali e il traffico è abbastanza elevato. Poi ultimamente il porto di Trieste verrà sicuramente ampliato e quindi tale traffico aumenterà, quindi la probabilità di un sversamento di idrocarburi non è del tutto remoto, e quindi dobbiamo essere pronti ad affrontare una situazione di questo tipo. Praticamente quello scopo di questa attività è quello di fornire le informazioni necessarie per gestire correttamente potenziali problemi ambientali connessi direttamente o indirettamente allo sversamento di idrocarburi in mare, e fa parte di organizzare un gruppo di intervento all'interno del sistema di risposta alle emergenze dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Naturalmente questo documento fa riferimento a dei decreti legislativi, tra cui uno dei più importanti è il 196 del 2005, in cui va a definire l'istituzione di un team di esperti o unità di crisi da parte di capitanerie di porto. In questo team di esperti fa parte anche l'ARPA, oltre a altri enti come le autorità portuali, i vigili del fuoco, la sanità, ed è un'unità di crisi che deve collaborare in maniera abbastanza stretta nel caso di sversamenti di idrocarburi. Quindi le capitanerie di porto, una volta che individuano un sversamento importante, vanno a definire la richiesta della formazione di questo team di esperti, che vanno ad essere gestiti all'interno delle sale operative delle capitanerie di porto e servono a gestire tutta l'emergenza. Importanti per la definizione di questo documento sono stati anche i quaderni delle emergenze ambientali prodotti da ISPRA e il kit di analisi in campo, sempre definito da ISPRA. E anche la norma CEN per la fingerprinting dell'idrocarburo sversato. E il sistema nazionale di risposta alle emergenze prevede che i piani di pronto intervento si sviluppano su due livelli di emergenza e tre situazioni operative. Qui, facendolo abbastanza breve, c'è un'emergenza locale che è dichiarata dal capo del compartimento marittimo, quindi del porto competente, e poi invece c'è un'emergenza nazionale a livello più elevato. È un primo stadio, che l'inquinamento interessa esclusivamente le acque portuali, il mare territoriale e le zone di protezione zoologica, senza rappresentare diretta, immediata e consistente minaccia alle zone costiere. Questi due punti in rosso sono quelli in cui la ARPA viene principalmente coinvolta come facente parte dei team di esperti e unità di crisi. Quindi, all'interno del sistema di risposta alle emergenze, bisogna fornire un supporto tecnico-scientifico alle autorità competenti tramite
cosa dei sopralluoghi mirati, dei rilievi strumentali e prelievo di campioni, la conservazione dei dati marini, meteomarini e la modellistica previsionale, che ha come scopo contenere, quindi l'attività di ARPA ha come scopo quello di contenere gli effetti negativi dell'evento sulle matrici acqua, suolo e aria, documentare e comprendere la dinamica de ed eliminare le cause, fornire supporto all'accertamento delle responsabilità, effettuare i monitoraggi successivi alla fase di emergenza. Quindi questa è la base, cioè noi come ARPA dobbiamo fornire un supporto tecnico-scientifico, in questo caso le capitanerie di porto, e supportare gli altri enti che fanno parte della team di esperti o dell'unità di crisi. Come è stato pensato di far funzionare questo sistema di risposta all'emergenza? Questo sistema di risposta all'emergenza è attivato dal dirigente di area all'interno di due livelli, un livello base e un livello specialistico. Un livello base che coinvolge principalmente gli operatori base di intervento, quindi le persone, cioè i colleghi che tendenzialmente lavorano nei dipartimenti e che solitamente si occupano di sversamenti di piccole entità all'interno di un determinato porto di Trieste o un determinato vicino. Poi c'è invece il livello specialistico che coinvolge invece un gruppo specialistico di operatori che fanno parte proprio di questo team di esperti. Comunque che sia a livello livello base o a livello specialistico, il tempo di attivazione si pensa di riuscirlo a gestire entro le 2 ore. Al momento della chiamata dalla capitaneria di porto. Nelle fasi operative abbiamo tre situazioni: una richiesta di attivazione del sistema di risposta all'emergenza, un'analisi della situazione emergenziale, quindi con un sopralluogo nel sito, e una chiusura di intervento. La richiesta di intervento generalmente parte dalla capitaneria di porto e prevede l'attivazione del sistema di emergenza, di risposta all'emergenza e l'acquisizione delle seguenti informazioni. Cioè praticamente quando la capitaneria di porto chiama il centralino dell'ARPA passa al dirigente che gestisce il sistema di risposta alle emergenze e questo dirigente deve prendere anche certe informazioni, cioè per poi vedere come attivarsi all'interno del sistema di risposta alle emergenze. Quindi le informazioni più importanti sono la quantità indicativa di idrocarburo versato e l'area marina coinvolto, la distanza indicativa dalla costa su cui si è verificato lo sversamento e la situazione meteorologica e lo stato del mare. Con queste informazioni attiva il sistema di risposta all'emergenza e decide se coinvolgere o non coinvolgere il gruppo specialistico che fa parte dei team di esperti. Il gruppo di sostegno specialistico può essere chiamato in base a delle regole o una richiesta diretta della capitaneria di porto, perché se la capitaneria di porto dice no, il versamento di idrocarburi è abbastanza consistente, quindi io ho bisogno di istituire team di esperti o unità di crisi, come indifferentemente come la chiamano, allora l'ARPA che fa parte di questo team di esperti, come gruppo specialistico, deve essere per forza attivata. Altri punti, la capitaneria di porto può dire ok, io non chiamo l'unità di crisi, però il dirigente può dire ok, siccome il quantitativo di idrocarburo gessato è uguale superiore ai 100 metri cubi, allora è meglio che sia il gruppo specialistico che prenda carico della gestione dell'emergenza, oppure quando la densità dell'idrocarburo è uguale o maggiore o uguale a 900 kg su metro cubo, oppure quando la distanza dalla costa è inferiore a 3 miglia nautiche, quindi questo almeno per il nostro bacino 3 miglia nautiche vuol dire che può andare verso la costa abbastanza facilmente. Oppure, se mi funziona nel nostro Golfo di Trieste, quando i treni d'onda hanno provenienza da sud o ci sono venti meridionali che portano facilmente in tempi molto brevi l'idrocarburo verso costa. Contemporaneamente, l'attività del dirigente è quella anche di acquisire le previsioni delle condizioni meteorologiche e dello stato del mare e delle correnti marine. Questo contattando
un altri due gruppi che fanno parte, due settori che fanno parte dell'ARPA Friuli-Venezia Giulia, il centro meteorologico, cioè l'OSMAR, che ha la sigla OSMER, e che è quello che dà le previsioni meteorologiche, e abbiamo anche il centro di modellistica ambientale, sempre all'interno di ARPA Friuli-Venezia Giulia, che comincia a formulare quali sono la modellistica delle correnti e la distribuzione delle caratteristiche geografiche del Golfo nelle ore successive all'evento di sversamento. Poi si parte, il secondo punto è l'analisi della situazione emergenziale. Quindi a questo punto mettiamo che il gruppo specialistico venga contattato, venga istituito, venga preso in considerazione, quindi fa parte del team di esperti, va in capitaneria di porto e deve dare determinate indicazioni. Cioè deve dare un supporto per assunzioni e decisioni da parte delle autorità competenti. In particolare, la capitaneria di porto chiede agli operatori di ARPA di identificare le caratteristiche di densità di idrocarburo e accertare la presenza di ulteriori sostanze pericolose presenti a bordo, perché non è detto che in un caso di collisione tra due unità navali ci sia solo che il problema degli idrocarburi, potrebbero esserci anche altre sostanze a bordo che sono tossiche o nocive che quindi possono essere sversate in mare. E un altro punto che viene chiesto dalle capitanerie di porto è quello di valutare le misure di mitigazione adottate, cioè ci sono dei natanti che vengono attivati da parte del capitano di porto che portano le panne, gli skimmer per cercare di arginare e raccogliere l'idrocarburo, no? E quindi una delle nostre attività è quello di valutare se queste misure di mitigazione sono buone o se sono insufficienti. E, nel caso di, ad esempio, anche incendio oltre esversamento idrocarburi, anche effettuare un campionamento della matrice aria se c'è il pericolo che la colonna di fumo vada verso un'area antropizzata. Andare a definire, fare dei campionamenti per definire l'identificazione della sorgente del carburo sversato in base alla norma CEN, e identificare la presenza di organismi marini, se nell'area ci possono essere presenti tartarughe, cetacee o particolare avifauna, e programmare e concordare la successiva attività di controllo dei parametri oceanografici dei processi di alterazione del carburo e suo eventuale trasporto e sedimentazione delle masse d'acqua. Quindi questa parte qua è una parte che viene concordata con la capitaneria di porto una volta finita la fase proprio tipica di emergenza e dire ok, oggi è successo questo, domani cosa facciamo? Quali i parametri che bisogna andare a indagare? Dove andrà questo idrocarburo? Qual è il suo weathering, cioè la sua distribuzione nell'ambiente, come si altera nell'ambiente? Può andare nella colonna d'acqua, si può andare a sedimentare sul fondale. Quindi sono tutte quante delle procedure che devono far parte di un monitoraggio che viene fatto nei giorni successivi. E inoltre, durante la fase emergenziale, si potrà anche compilare una scheda di pronto intervento in mare. Poi alla fine, l'ultimo punto è la chiusura dell'intervento con la compilazione di tutti quanti i moduli previsti all'interno del sistema di risposta all'emergenza. E verbali di prelievo per eventuali campioni fiscali e non fiscali. Ecco, questo è un po' lo schema di quello che potrebbe avvenire sia in orario di servizio sia in orario fuori servizio. Quindi la capitaneria di porto fa una chiamata telefonica, risponde centralino, il centralino attiva il dirigente di area e parte l'attivazione delle SRE e
si decide se far intervenire solamente il gruppo base o anche il gruppo di supporto specialistico che fa parte dei team di esperti. Se invece succede in situazione di fuori orario di servizio, la chiamata va direttamente al dirigente reperibile che attiva l'SRA e poi di conseguenza o il gruppo base o il gruppo specialistico. Questa invece è un po' una parte della scheda di pronto intervento in cui vanno compilate varie caselle e serve un po' per avere cosa è successo, la storicità dell'evento, quindi anche nei giorni successivi se ci sono altri operatori sempre di ARPA che devono operare in questa emergenza almeno hanno una situazione di base, la situazione quando c'è stato il versamento, la situazione era meteo marina era questa, quali sono le condizioni geomorfologiche, se sono presenti degli organismi, insomma è un po' una scheda che serve appunto per dare, questa è solo una parte, che serve per dare un po' le informazioni di base durante l'evento. A questo punto, sempre all'interno di questo documento che verrà in quanto primo ufficializzato dall'ARPA Friuli Venezia Giulia, l'ARPA Friuli Venezia Giuglia dovrà dotarsi di degli zaini di emergenza che conterranno tutto quello che serve per il campionamento, la documentazione e i contenitori di prelievo, i verbali di campionamento o tutto quanto. Quindi diciamo che questi zaini che prevedono tutto quello che serve per definire, per andare ad operare in caso di emergenza per il sversamento di idrocarburi, dovranno essere posizionate nei vari dipartimenti, nel dipartimento di Trieste, nel dipartimento di Gorizia, nel dipartimento di Udine, in funzione dell'ambito costiero in cui avviene lo sversamento, quindi anche una spesa di una certa consistenza per l'ARPA e oltretutto di formazione agli operatori di ARPA di saper utilizzare, di saper come campionare, di vedere come meglio effettuare i campionamenti, soprattutto quelli fiscali. Oltretutto ci possono anche domandare di fare dei campionamenti all'interno delle stive delle navi e questo è un altro problema ulteriore. Tutto questo documento è stato creato in base delle esercitazioni che vengono indette dalle capitanerie di porto. L'ultima è stata fatta nel marzo 2018 e prevedeva proprio una esercitazione antincendio e antinquinamento. Quando siamo arrivati nella capitaneria di porto, in quanto la capitaneria di porto aveva chiesto la presenza dei team di esperti o unità di crisi, e quindi siamo trovati con la sanità, con i vigili del fuoco, con l'ente porto, tutti gli altri enti, quali sono state le richieste del capitano di porto? Perché quello è il momento, cioè è quello che succede quando sei nell'emergenza, quando arrivi là ti chiedono cosa noi dobbiamo sapere su questi fatti, no? Quindi dobbiamo essere pronti e veloci a rispondere in maniera semplice e chiara a quello che ci chiedono, no? Allora, le principali richieste sono, in questo caso c'era anche l'antincendio e comunque l'ARPA agisce subito una volta finita la fase di massima emergenza, quindi dopo i vigili del fuoco e dopo la sanità. A quel punto la Capitaneria del Porto si ricorda che esiste anche l'ARPA e ci chiede, qual è la stima dell'area di massima ricaduta del particolato prodotto dall'eventuale incendio e sulla dinamica di propagazione della nube generata? Cioè dove va questa nube? Quindi a questo punto bisogna che il gruppo modellistico sia pronto per dare queste informazioni. Qual è la stima della dinamica di spostamento dell'idrocarburo in funzione della sua densità, delle condizioni meteorologiche e oceanografiche? Quindi ci chiede dove va la nube e dove va l'idrocarburo, se va verso la costa, se va verso il largo o se si sedimenta nella colonna d'acqua. Se la densità dell'idrocarburo, la situazione oceanografica è tale da prevedere una possibile sedimentazione dell'idrocarburo nella colonna d'acqua, a questo punto bisogna prevedere un visual census con ROV, che non è facile, non è difficile utilizzare, però la procedura di attivazione, di messa in opera del ROV non è semplicissima, non è che lo fai in un'ora,
ci vuole mezza giornata, un paio d'ore, insomma, no? Poi ci chiede qual è il giudizio sulla tempistica e attività della posa in opera delle panne di skimmer in relazione alle condizioni oceanografiche. Cioè, noi la situazione è questa, abbiamo questo versamento, abbiamo questa situazione oceanografica che ci produce uno spostamento dell'idrocarburo in questa maniera, le panne che diciamo noi capitaneria di mettere vanno bene secondo voi, sono delle dimensioni giuste, sono quelle giuste in funzione del moto ondoso, e quindi bisogna dare delle risposte, quindi sapere anche essere preparati un po' su quelle che è la situazione oceanografica. In ultimo ci può chiedere anche, questa nave secondo me dove è adesso può creare dei problemi, secondo voi è possibile spostarla in un luogo di rifugio dove è più facilmente gestibile? E anche qua non è una risposta facile da dare, e fortunatamente in questo momento, in questo frangente, ci viene di supporto anche le attività del RINA o dei chimici di bordo, dei chimici del porto. Un altro punto che ci possono chiedere è di effettuare dei campioni fiscali dell'idrocarburo per fare fingerprinting dell'idrocarburo. Per quanto riguarda il ROV, effettivamente se noi andiamo, io spero che parta, una cosa, vediamo se parte, forse, apri. Sì. Ecco. Scusate, ecco, questo è il fondale, tipico fondale nostro, dove del Golfo di Trieste, dove comunque ci sono le trezze che hanno questi biocostruttori, queste zone molto importanti dal punto di vista della biodiversità. Chiaramente se l'idrocarburo si sedimenta nella colonna d'acqua e va ad interessare un'area di questo tipo, il danno ambientale è notevole, quindi bisogna sapere, insomma, in qualche maniera andare a bloccare la dispersione dell'idrocarburo. Vado avanti. Ecco, questi sono due esempi di quello che in tempi brevi, perché la capitaneria si dice adesso, dopo 5 minuti, vuole il risultato. Quindi noi abbiamo contattato i colleghi che erano all'ARPA, abbiamo avuto la dispersione della nube associata all'incendio, e questo era il punto di emissione dello sversamento, e dopo 8 ore il sversamento era in quest'area qua. Quindi loro devono avere subito un po' l'idea di dove questo idrocarburo si sposta, come si sposta e dove va a finire, proprio per operare tempestivamente. Queste ce le domandano sicuramente. Abbiamo ancora delle problematiche notevoli da superare in ARPA, cioè dobbiamo prima di tutto sperare che l'ARPA approvi questo documento, testare le modalità e tempistiche di attivazione dell'SRE, perché intanto questo è solo sulla carta per il momento, bisogna vedere se poi effettivamente tutto lo schema funziona in maniera adeguata. Poi ARPA deve andare a attrezzarsi con il kit di prelievo di idrocarburi, acquisire manualità sulle diverse procedure di campionamento. Devo oltretutto implementare la modellistica previsionale di espressione e diffusione di idrocarburi sversati anche per gli altri strati, gli strati subsuperficiali della colonna d'acqua. Adesso, bene o male, la modellistica di ARPA funziona bene per quanto riguarda lo strato superficiale, ma per lo strato subsuperficiale abbiamo dei problemi. Abbiamo visto quanto è importante vedere dove, come si sposta e dove va a sedimentare l'idrocarburo, se va a sedimentare. E oltretutto anche acquisire delle competenze per supportare il porto durante le fasi di comunicazione d'emergenza, perché se abbiamo un sversamento importante nel Golfo di Trieste vicino all'area costiera, chiaramente anche la popolazione e i media devono essere in qualche maniera avvisati in maniera corretta di quello che sta succedendo, no? Soprattutto in un caso di un incendio con la nube che si propaga verso terra. Bene, questa è la parte del Friuli Venezia Giulia. Adesso parlo un po' della cooperazione che ARPA ha, di ARPA Lazio, ha con le capitanerie di porto.
dal palazzo ha attivato da diversi anni una proficua collaborazione con le capitanerie di porto finalizzata al supporto alle attività di campionamento in abito marino, sia rutinario sia in carattere emergenziale. Questa collaborazione l'abbiamo definita proficua perché non è solo di dire capitanerie di porto, voi ci aiutate a fare questo, ma è stato proprio un percorso in cui l'Ar Palazzo ha formato il personale della capitaneria di porto. Ha formato questo personale sia nella gestione di capire quali sono le situazioni emergenziali, quelle invece che cadono ancora in situazione normale, di routine normale della situazione ambientale, e in caso di emergenza anche fornire tutte quante le attrezzature, i campionamenti, le metodiche per andare a campionare in maniera opportuna. Se ad esempio c'è un sversamento di idrocarburi, sanno che devono utilizzare una boccia in vetro di un determinato tipo. Se è un'emergenza legata alla microbiologia, devono utilizzare delle bocce, dei contenitori sterili. Quindi c'è un percorso che dura da anni e che ha formato gli operatori delle capitanerie di porto. E questo è importante perché operando sia ARPA che capitanerie di porto nell'ambito marino è importante dare informazioni, la ricaduta delle informazioni anche agli altri enti che operano in mare. Questa attività comunque viene fatta in base a una convenzione, no? Che è finalizzata sia all'utilizzo di personale che ai mezzi della capitaneria di porto, no? Oltretutto è molto attiva questa collaborazione durante l'attività balneare. Perché cosa succede? Che durante l'attività balneare, quindi periodo estivo, si possono formare varie tipologie di emergenza, come ad esempio delle schiume in superficie, delle mucillagini, oppure un colore particolare della colonna d'acqua, la presenza di aggregazione, di zone di aggregazione di rifiuti galleggianti, gli scarichi e ad esempio anche la presenza di film iridescenti legati all'esversamento di idrocarburi. Tra le varie tipologie di emergenza, che quindi devono essere gestite sia da ARPA Lazio, però in concomitanza anche con l'aiuto o il supporto dato dalle capitanerie di porto, visto anche la notevoli chilometri della costa. Tra le varie tipologie di emergenza, quella più importante è la presenza di schiume, che crea una situazione di viva preoccupazione del bagnante. E queste schiume solitamente sono dei fenomeni assolutamente naturali, si formano in certe situazioni di presenza di fitoplancton, di bloom di fitoplancton e con situazioni, particolari situazioni oceanografiche. E quindi se la capitaneria di porto Quindi se la capitaneria di porto sa già come gestire queste emergenze, in parte può dare un contributo notevole. La formazione di schiume, come ho detto, è associato alla presenza di fitoplancton e alla presenza di determinate situazioni oceanografiche che provocano l'aggregazione di questi esudati prodotti del fitoplancton che poi possono andare in superficie e creare una situazione di disagio nel bagnante. Le analisi, una volta prelevato il campione, comunque viene fatto nel laboratorio un esame chimico, microbiologico e anche microscopio. E un'altra collaborazione importante dell'ARPA Lazio è con l'università. In particolare, in questi ultimi anni, dal 2012-2015, è stato definito questo progetto SAMOBIS, che prevede l'utilizzo di isotopi stabili per andare a definire quali sono delle sorgenti importanti di inquinamento legati all'azoto. Questi monitoraggi degli isotopi stabili dell'azoto sono stati fatti in vari punti della costa laziale e anche nei laghi costieri.
proprio per vedere se associato al normale monitoraggio si può utilizzare anche monitoraggi particolari come questo degli isotopi stabili. Naturalmente, devono avere anche un bianco, e questo bianco è stato fatto nel Parco Nazionale del Giceo. Bene, lascio la parola alla collega dell'ARPA Toscana, la dottoressa Mancusi, per proseguire questo discorso per l'ARPA Toscana.